Buongiorno, sono Miriam di Taglialtrove Madrid e oggi vi vorrei parlare del libro di Viola Ardone, Il treno dei bambini, pubblicato nel 2019 da Einaudi. Il treno dei bambini è un romanzo ambientato alla fine degli anni 40 e quindi nell'immediato dopoguerra e vede come protagonista Amerigo, un bambino che vive nei bassi fondi napoletani, che veste di abiti e scarpe vecchi e logori e che passa tutta la sua giornata tra i vicoli della città esercitando, per così dire, l'arte dell'arrangiarsi. Amerigo condivide la casa con suo fratello adolescente, con il quale non ha pressoché rapporti, e con la sua mamma Antonietta, una donna che in una quotidianità fatta di fatiche, di stenti, di solitudine e di direi quasi assordanti silenzi, cerca di far crescere al meglio suo figlio combattendo contro la paura e contro la fame. Come spesso accade, sarà la fame, che è sempre più forte della paura, a guidare le scelte di Antonietta, che ad un certo punto deciderà di far partecipare Amerigo all'iniziativa Treni Felici. Ora, tra il 1946 e il 1952, in Italia il Partito Comunista, insieme all'Unione delle Donne Italiane, organizzò un'azione di solidarietà rivolta verso i bambini in uno stato di indigenza, se non addirittura di povertà. Era previsto che questi bambini, prevalentemente del sud, venissero affidati in modo volontario e temporaneo alle famiglie benestanti del nord. Ora, Antonietta, superando le sue paure, e l'autrice ci dice in primis la paura dei comunisti, perché si sa che i comunisti mangiano i bambini, Antonietta ad un certo punto decide di affidare suo figlio a queste associazioni. Quindi noi vediamo ad un certo punto Amerigo salire su un treno e dirigersi verso il nord, chiaramente confuso, disorientato, orientato, spaventato e anche molto arrabbiato con la sua mamma. Fatto sta che Amerigo arriva a Modena, dove incontrerà la sua nuova famiglia, una famiglia che gli farà provare il calore di una casa, l'emozione quasi di indossare abiti e scarpe nuovi, nonché tutto un mondo particolarmente adatto all'infanzia, fatto di gioco, di studio e di musica. Questo perché il papà del Nord, oltre a essere un uomo disposto a dare un cognome ad Amerigo, era anche il suo mentore, cioè una persona sicura, una guida che fa scoprire ad Amerigo il suo talento per la musica e in particolare per il violino. Dopo il suo lungo periodo di affidamento, Amerigo torna a casa, torna a Napoli, ma fatalmente è tutto cambiato. Lascio chiaramente a voi lettori il gusto di scoprire il cambiamento, la trasformazione di Amerigo, che da bambino indisciplinato si trasformerà in un uomo maturo e capace di affrontare il suo passato. Ricordo a tutti che Taglialtrove Madrid è un'associazione che ha lo scopo di promuovere e sostenere le novità culturali italiane qui all'estero e che abbiamo un club di lettura. Taglialtrove è un club di lettura che si riunisce ogni giovedì e ultimo giovedì del mese ed è possibile partecipare sia in presenza che a distanza. Tra l'altro molto spesso abbiamo come ospiti in collegamento gli autori dei romanzi che leggiamo. In presenza ci riuniamo qui e nella galleria Captalona Art e quindi ne approfitto subito per ringraziare Claudio Fiorentini, il direttore di questo splendido posto. Ringrazio la Voce d'Italia per ospitare la rubrica Letture Contemporanee. Claudia Giommarini, che è l'anima pulsante del nostro club di lettura, e Erika Bezzo, presidente dell'Associazione Taglialtrove Madrid. Ci potete seguire sulla pagina Facebook, sulla nostra pagina Facebook, e ci potete scrivere chiedendoci informazione a info@italia-altrove.es. Vi aspetto per la prossima. Per il prossimo consiglio di lettura e quindi a presto. Ciao a tutti.